Il 5 perché era uno dei pochi numeri disponibili. I miei preferiti sono il 4 e l'8. Il 5 l'ho indossato da piccino, da ragazzino, a Foggia, un anno credo. Quindi era l'unico numero disponibile e ho preso questo. Il primo ricordo che ho di me con il pallone sono i primi calci nella scuola calcio di mio zio. E sin da piccolo il primo giocattolo che mi è stato dato è stato il pallone, quindi poi mio zio è stato anche un ex calciatore, quindi diciamo era nel mio destino. Io sono uno di quelli che pensa, che anzi ne sono convinto, che ci sono dei giocatori che nascono con delle qualità e ce le hanno e quindi sono destinati a diventare dei fenomeni e quindi dei calciatori di Serie A, di grandi club. Io credo di appartenere a quei giocatori che con la testa e con la buona volontà, come nel mio caso, sono riuscito a diventare un giocatore di Serie A, perché comunque di base di mio non ho avuto quelle doti tecniche, quelle doti insomma anche fisiche, da poter sfondare senza il massimo sforzo, senza il massimo impegno e senza il massimo sacrificio. Il mio difetto fuori dal campo è sorridere poco. Infatti, tutti mi chiedono tutti i giorni, a partire dai tifosi che incontriamo sempre qui fuori al centro di Castel Volturno, sei arrabbiato? Allora, le prime volte te dici no, ma perché? Poi alla fine all'inizio la colpa la dai a loro, poi insomma mi sono reso conto che è proprio un mio difetto, quello di sorridere poco fuori dal campo e di avere sempre questo faccione serio e di dare l'impressione di essere sempre arrabbiato, ma in effetti non lo sono. Magari uscendo dal campo sono un po' stanco, ma arrabbiato no. Mia moglie è nata a Buenos Aires, però il papà è di Udine, della provincia di Udine, e la sua mamma è argentina, di Buenos Aires. Allora, innanzitutto che i primi giorni arrivato a Udine, sono andato in un bar a fare colazione. Anzi, mi ci ha portato, se non ricordo male, Alessandro Pierini. Allora, il primo giorno vado a fare colazione in questo bar e vedo questa ragazza simpatica, bella, carina, insomma, che rispondeva a tutte quelle che erano le mie richieste per quanto riguarda una donna. E niente, c'è stata poca considerazione da parte sua, quasi indifferenza. Solo che, come sono un martello in campo, ogni tanto lo sono anche fuori. E quindi per un anno ho bevuto tanti di quei caffè e tanti di quei cappuccini che non avete idea. Quindi, dopo un anno, insomma, ci siamo incontrati, ci siamo frequentati e è nato tutto così. Devo essere sincera, un po' preoccupata per la città, per quello che si dice in TV, per quello che si legge sui giornali. E devo dire che poi le cose un po' ora stanno cambiando, perché comunque vivendo di persona, vivendo sulla propria pelle quelle che sono le esperienze in questa città, insomma, un po' ci si rende conto che si gonfia un po' tutto, si esagera un po' su alcune cose e quindi diciamo che piano piano ci stiamo ambientando. È nata una bellissima bambina. La mia bimba si chiama Rebecca e a luglio compie 3 anni. I miei hobby non ne ho tanti, però anche dalla vita che faccio, amo stare dopo gli allenamenti, tornare a casa, amo stare sul divano con la mia famiglia, guardare anche un buon film, poi gustarmi anche una buona cena e nient'altro. Scaramantico poco. Pensa che io sono arrivato a Firenze, ho preso la maglia viola numero 17, mi hanno massacrato tutti, però mi piaceva quel numero, poi non l'avevo abbinato al colore della maglia, mi piaceva quel numero. Devo dire che è stato l'anno in cui mi sono rotto il crociato, però se devo dire che sono scaramantico, non mi ritengo un grosso scaramantico, devo dire. La battuta sul mio cognome ne avrò sentita davvero a migliaia. Però
Però pensa che ora ci ho fatto così tanto l'abitudine che ogni tanto me la faccio da solo quando sono a casa con mia moglie. Io, allora, devo essere sincero, ho comprato già due appartamenti, uno a Firenze e uno nel mio paese, a Sansevero. Firenze perché l'impatto con la città è stato devastante, mi è piaciuto subito e poi ho trovato anche una buona occasione con un buon appartamento. La verità, le preoccupazioni fuori dal campo è l'influenza che magari si può avere sui giornali, cioè di quello che i tifosi magari possono leggere sul giornale, su un giocatore, magari poi nella realtà il giocatore è tutta un'altra persona. È stata una cosa bella e brutta allo stesso tempo. E il primo giorno che sono arrivato, finito l'allenamento, sono andato via con Blasi e uscendo dal centro di Castelvolturno, ingenuamente non avevo messo la sicura. E dopo 2 minuti mi sono ritrovato un ragazzo in macchina che mi chiedeva un autografo. È stato bello perché, insomma, è bello avere dei tifosi così caldi. Da una parte un po' è stato un colpo, insomma, trovarsi di colpo una persona in macchina senza accorgersi.